Ci siamo dimenticati di dire, ma non ho sentito bene io, che dopo questo incontro c'è la proiezione di un documentario, Sono nata viaggiando, di Irish Blast, che forse dobbiamo dare un po' tempo per la proiezione che dura quasi un'ora. Io ho avuto l'onore e il piacere di ospitare, di incontrare Dacia Maneri in molte parti del mondo e dunque anche a Cairo, in occasione della presentazione del libro, come si è detto, e mi ha molto colpito alcuni mesi fa, venuto a Cairo, in uno degli incontri che lei, dei numerosi incontri che ha avuto tra il Cairo ed Alessandria, con studenti universitari, quando ha raccontato di come nasce un suo romanzo. E cioè ha detto in sostanza che lei riceve in casa dei personaggi che vanno a visitarla. Lei offre un tè a questi personaggi, poi qualche volta anche qualche biscottino particolare, e poi li saluta e li accompagna alla porta, ma spesso accade che uno o più personaggi vogliono restare e chiedono di stare a cena e poi di dormire in casa sua e stare lì anche il giorno dopo per la colazione, e allora lei si convince che questo personaggio sicuramente porterà alla nascita di un nuovo romanzo. Ora, io mi immagino la casa della Maraini che è intasata, affollata, visti i libri, tanti libri che lei scrive, per fortuna nostra, perché sono tutti libri bellissimi. Comunque questo mi ha fatto pensare anche, qui c'è un collega, un caro amico, Giuseppe Manica, che ha diretto l'Istituto di Budapest, mi ha fatto pensare a una scrittrice ungherese che si chiama Marta Szabo, la quale più o meno ha detto cose simili: io non vado a cercare le storie, sono le storie che vengono a cercare, che bussano alla mia porta. E a proposito di porta, la Marta Szabo ha scritto un capolavoro che si chiama proprio La Porta, pubblicato da Einaudi in Italia. E alcune sere fa io ho assistito alla presentazione dell'ultimo, credo sia l'ultimo, a meno che non ne abbia nel frattempo scritto un altro, ma insomma era La vita di Chiara, è stato citato questo libro, questo bellissimo libro, La vita di Chiara d'Assisi, Elogio della disobbedienza. Un libro straordinariamente interessante, ma proprio in questo libro lei racconta ciò che io vi ho appena detto di quella esperienza a Cairo, ed è Chiara, una ragazza siciliana con la quale intrattiene una corrispondenza. In questo libro veramente vediamo come nasce un libro, come nasce un romanzo, perché è una specie di educazione alla scrittura. Io penso, per riallacciarmi a Marianne Lucria, che la protagonista, Chiara d'Assisi, ha molto in comune in fondo con Marianne Lucria, anche se diversi secoli le dividono, sono uno del XII, insomma del XII, del Duecento, e l'altro della seconda metà del XVIII secolo, però questa forza, questa ostinazione, questa ricerca esasperata di libertà e di interiorità, direi, un po' accomuna questi due personaggi straordinari, anche se nella esteriorità sono molto diversi, scalza, eccetera. E io trovo che in fondo poi in entrambi i personaggi ci sia molto della Maraini, una donna straordinaria che ha avuto un'esperienza straordinaria
ostinata anche lei, ma viaggiatrice incallita non solo attraverso il mondo, ma anche nella sua interiorità. Infatti spesso ci fa vivere e rivivere, come diceva Glawari prima, attraverso i personaggi, i suoi personaggi, le sue storie, sensazioni veramente profonde. In un mondo come quello di oggi, in cui tutto corre, tutto svanisce, tutto si dimentica, le immagini vanno e vengono, incontrare certi personaggi come Chiara, come Mariano Tria, fa veramente bene all'anima e al corpo. Grazie. Grazie. C'è un bambino, he is a, just a newborn baby. Ah, congratulations! Grazie. Beh, che domande, non ho sentito la domanda. The... No, c'è cioè, come sì. Ok, lo dico in italiano poi se lo dice. E l'idea è nata un po' come succedono tutte le cose, anche quelle più belle, forse per caso, nel senso che parlando durante pranzi molto fuori dal contesto lavorativo, pesca a Serra, in mezzo al verde, nell'aria fresca, cominciavo a venire fuori piccoli racconti della vita, magari quel viaggio fatto una volta magari a Gerusalemme, in Israele o in Palestina o da altre parti, che appena veniva fuori questi ricordi di viaggio, Federica molto spesso usciva fuori con Alberto e per Paolo, poi conoscenza perché non sta parlando di Morale e Pasolini, quindi diciamo, era un certo tipo di viaggio, importante, rilevante, poi da lì è nata sempre più la voglia anche di conoscere non soltanto ovviamente i libri, li conosciamo tutti, però qualche aspetto al di là dei libri, cioè quindi come c'è anche arrivato il percorso che l'ha portata, quello di vita, e poi là ci ha visto i miei lavori precedenti, quindi ci siamo così introvati sulla magari anche la voglia, spero e credo, reciproca di raccontarla, magari farsi raccontare. E qui è nato questo progetto che, come vedrete più tardi dopo, insomma, non è un biopic classico, nel senso che ho voluto dare un taglio innanzitutto su, specificatamente sui viaggi, quindi è una scusa per viaggiare con lei, e attraverso dal primo viaggio fatto in Giappone fino a nessuno, ma fino all'ultimo quello che vediamo è quello proprio in Egitto, e noi siamo partiti da lì, però in realtà è soltanto nemmeno il penultimo, perché nel frattempo ce ne sono stati tanti altri, quindi no, non finiscono mai, per fortuna ancora i viaggi vanno avanti. E la cosa che ci tengo a sottolineare è che oltre che un film che racconta i viaggi, ma è anche un modo No, spero di no perché abbiamo avuto qualche problema, i faraoni ce l'hanno dato quando siamo arrivati, perché siamo arrivati in Egitto, ci hanno sequestrato tutte le telecamere appena arrivate all'aeroporto, subito, nemmeno entrato in Egitto. Sì, no, perché è stato uno dei momenti molto difficili, sì, proprio per fortuna abbiamo portato a casa tutto e quindi questa è l'importanza. Quindi ci tenevo solo a raccontare solo questo fatto, che non è solo un film su Dacia Maraini, ma è anche un film con Dacia Maraini, nel senso che con lei raccontiamo, o almeno ho provato a raccontare, anche alcuni fatti importanti della storia comune di tutti noi. Quindi sfruttando, tra virgolette, il fatto che è stata testimone oculare di alcuni momenti importanti che ci hanno visto o in prima persona tutti coinvolti per chi è presente o se no soltanto nella storia di chi è nato successivamente, che è la memoria collettiva, il vissuto collettivo. Quindi ho voluto provare a raccontare anche quello. Ho detto tanto il tempo. Thank you so much. Apparently it was hot in Egypt. So now it's time for the documentary. I don't know if they're ready, guys. Are they okay? Everything is ready. So before going to the normal places of the audience, I would like to give a
if you allow me, and if Dacia Maraini allow me, I would like to give a personal and a very special thought to my mom, who is somewhere in the sky now, because it's her birthday, and I really admire this Egyptian lady who raised her children, and she believed in the education while the situation in Egypt was really very hard at the end of the 60s, and she put all of us in the Muslim family, she put all of us in Catholic schools. So I really respect her. And